sono Andrea Stazzi, direttore del Laboratorio di Diritto dell'Innovazione dell'Università Europea di Roma e coordinatore del profilo in diritto delle nuove tecnologie. Oggi presentiamo il laboratorio e il profilo come offerta formativa che l'Università Europea di Roma, e in particolare il corso di laurea magistrale in giurisprudenza, offre ai suoi studenti e ad altri discenti dei vari partner con cui collaboriamo, sia pubblici che privati, per approfondire i temi legati al diritto, alla gestione delle nuove tecnologie, in particolare delle nuove tecnologie digitali. Abbiamo articolato l'offerta formativa in un'offerta durante il corso di laurea, con un corso fondamentale e tre corsi opzionali. Il corso fondamentale, che si occupa del tema generale del rapporto tra diritto e tecnologia, con particolare attenzione all'individuo, allo Stato e ai profili di scambio, beni, contratti e mercati, e poi tre corsi opzionali legati specificamente, uno alla privacy e alle biotecnologie, uno alla pubblica amministrazione digitale e uno ai servizi e contenuti online. Quindi affrontando tutte le questioni più attuali e più complesse legate allo sviluppo delle tecnologie dell'innovazione. Oltre a ciò offriamo una proposta post lauream basata su master, corsi di perfezionamento, giornate di formazione, summer school, legate a tutta una serie di aspetti ulteriori della tecnologia e delle sue ricadute sull'economia e sul diritto, quindi cercando di fornire agli studenti e ai discenti, anche in ambito post lauream, gli approfondimenti necessari per vivere da protagonisti le opportunità dell'economia e della società digitale.